Assolutamente, partiamo dal principio. L'iniziativa si riconduce alla magistratura, mi spiegava il procuratore che lui ha accolto a sua volta una sollecitazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che adesso si estende a livello territoriale. Da parte mia è stato un piacere accogliere la sollecitazione da parte della Procura della Repubblica di Agrigento di istituire un tavolo che metta a fattor comune ovviamente tutti gli attori rispetto a una problematica fondamentale, purtroppo ahimè anche nella nostra provincia, che riguarda le modalità di tutela delle categorie deboli, a cominciare dalle donne, passando per i bambini, passando per le persone che hanno problemi di natura psicologica che derivano da varie cause. E la cosa fondamentale è che questa iniziativa si prefigge non solo e non tanto di fare una diagnosi, che è fondamentale perché dobbiamo capire di che cosa parliamo e di quali risorse abbiamo a disposizione per combattere il fenomeno, ma anche il settore fondamentale della condivisione delle informazioni rispetto a quello che accade e della formazione professionale, che riguarda tutti. È stata presente anche una rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, perché è chiaro ed evidente che anche la capacità in questo settore dei professionisti deve essere ulteriormente stimolata per riuscire a cogliere fin dal principio il manifestarsi di queste criticità. E allora, noi abbiamo ad Agrigento una situazione, permettete di dire, drammatica. Abbiamo pochissimi centri antiviolenza, pochissime case accoglienza che si contano su una sola mano. A fronte di un fenomeno, quello sulla violenza di genere, sulla violenza sulle fasce deboli, che in questa provincia è particolarmente acuito, un fenomeno di una certa gravità. Allora abbiamo ritenuto, accogliendo, voglio dire, delle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche delle indicazioni che provengono dal legislatore. Il codice rosso voluto dal ministro Bongiorno dovrebbe essere legge da qui a poco. Abbiamo voluto, con l'aiuto della prefettura, che è un aiuto fondamentale, far sedere allo stesso tavolo diversi attori: mondo della sanità, mondo della scuola, mondo della giustizia, mondo delle forze dell'ordine. Per fare che cosa? Per mettere a regime, per mettere in rete le conoscenze, per vedere che cosa c'è in campo e che cosa si può fare di più. E ci siamo resi conto, per esempio, che le risorse in campo sono poche. Abbiamo ascoltato, per esempio, un comune grande come quello di Agrigento che ha soltanto 2 assistenti sociali. Molti comuni sono privi di assistenti sociali. E allora bisogna inventarsi qualcosa, bisogna fare qualche cosa dal punto di vista delle risorse, bisogna fare qualcosa dal punto di vista delle professionalità, perché queste sono materie che abbisognano di professionisti. Per cui, voglio dire, bisogna fare molto sul versante della prevenzione. I nostri adolescenti sono vittime di violenze su internet. Oggi quello che circola su internet è pazzesco, e allora occorre che la scuola faccia la sua parte e che ci sia una sinergia con gli altri attori che si sono seduti a questo tavolo. Io penso che sia un'iniziativa molto importante e spero che porti i frutti desiderati.